sotto la nostra voce sentite l'inno del Real Madrid che azzererà la UEFA Champions League, sta preparando per la festa. Quindi siamo tutti quanti bella partita. Siamo per vedere la premiazione. Bella. Simeone dovrà dire tanto ai suoi giocatori, perché ci ha parlato fino alla fine. È per dirti tutto questo. Per questo il Real ha vinto 6-4 ai rigori, ma è stata una bella partita, bellissima. Quindi l'Atletico guarda avanti dopo finalista qui a Milano, finalista è stata a Lisbona e non ce l'ha fatta. E per questo noi vi faremo vivere anche la premiazione. State sentendo l'inno del Real Madrid giù. Stanno per essere premiati, sono premiati i giocatori dell'Atletico. Il pubblico li applaude. Allora, dati le medaglie a quelli atletico. Eccoli qui. Zidane, ci stiamo preparando per la festa. Sentiamo un po' cosa succede in campo, la gioia. Sentite la festa in grande. E quindi stiamo vivendo una grande festa. Devono essere premiati tutti quelli dell'Atletico e poi quelli del Real, ma comunque stiamo seguendo tanto questa premiazione perché il Real con Zidane che ha vinto la Coppa dei Campioni come vice di Ancelotti e adesso la vince come allenatore del Real Madrid. Qui allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro si è visto uno spettacolo. Adesso tocca tutta Real. Tocca a Zinedine Zidane che in pochi mesi ha portato la Coppa a vincere la UEFA Champions League. Dopo l'esperienza di Ancelotti, lui è andato a Castiglia. E allora dopo che Benitez non ha avuto la meglio, è venuto ad allenare Zidane la prima squadra, quindi da Castiglia è passata la prima squadra e ha vinto la UEFA Champions League. Tra poco vedremo la coppa che sta alzando la coppa, importante questa coppa. Tutti quanti sono a seguire come
con il gol di Cristiano Ronaldo e l'errore di Juan Fran dell'Atletico, il gol messo a segno da Cristiano Ronaldo, il Real vince la UEFA Champions League. Vigesima Coppa dei Campioni per il Real Madrid. Ande la squadra di Zidane. E noi stiamo per vivere la Coppa alzata. Allora, vi ricordate la partita? Real Wolfsburg perse il Real, poi vinse al ritorno, poi uscì contro il City, pareggiò contro il City in casa, a Manchester, arrivò a Madrid, vinse 1-0 e poi tutti pronti, e quindi è arrivata qui a Milano e ai rigori ha vinto la Coppa dei Campioni. Grande del calcio mondiale. Il grande Real Madrid. Ultimo secondo, trova il sorriso grande Cristiano Ronaldo, che è stato lui a mettere il rigore decisivo, a firmare questa grande partita. Nel momento di bisogno ci voleva un giocatore come lui. E quindi, e noi stiamo sempre in diretta per seguire la versione. Vediamo, eccola, che la vogliono, la sognano questa UEFA Champions League. C'è il Real Madrid a rivincerla dopo 2 anni, un anno di assenza c'è stato. Stanno per dargli la UEFA Champions League, sta passando la Coppa. Ramos, cielo di Milano, partono fuochi, sentite. Il Real campione d'Europa, un grande derby crudele, schierato crudele, e noi vogliamo mettere a sentire. Allora, sentiamo l'inno della Champions sotto i fuochi d'artificio. Allora, noi ci salutiamo. Questa grande telecronaca che ha vissuto una grande serata dopo Basilea, che ci ha portato quella UEFA Europa League in mano del Sevilla. Un'altra squadra spagnola vince la UEFA Champions League. Ringrazio tutti per tutto il lavoro che
che hanno fatto, tutti i tecnici, tutti quanti. E la verità è questa, che la UEFA Champions League sia una grande coppa e noi l'abbiamo vissuta qui su radio in Serie A fino alla finale di questa sera. L'anno prossimo torniamo con la UEFA Champions League e torniamo con le coppe UEFA, la UEFA di UEFA Europa League, UEFA Champions League, ma soprattutto con lo spettacolo della UEFA Champions League. Da Milano è tutto, vi ricordo che domani c'è lo speciale Che gol per la UEFA Champions League. Grazie a tutti, grazie a tutti. E che dire? E buona Champions a tutti, saremo sempre qui con Champions League per radio. Inizia il campionato. Ci vediamo la prossima stagione con la UEFA Champions League e speriamo di vivere questo grande spettacolo. Alla prossima stagione con la UEFA Champions League.